Ce l'abbiamo fatta, eh? Anche oggi siamo qui con voi in diretta. Buon pomeriggio. Oggi un po' di corsa. Vieni, Sofia. Buon pomeriggio. Allora, volevo fare un'entrata, come Sofia dire, è sempre molto allegra. attiva e allegra, meno male. Sì, Volevo fare se non ci fossi un'entrata un tu. po' più carina, quindi ho fatto buon pomeriggio. Attenta alla maglia, alla mamma che Allora. cade, Ah, alla maglia. alla maglia. Allora, amici, oggi Buon una pomeriggio. ricetta, buon pomeriggio, una ricetta che è alla base della cucina, la pasta sfoglia. Come Voglio, promesso. come promesso, perché una nostra follower ci aveva richiesto come si fa la pasta sfoglia. Eccoci qua, noi la faremo in diretta con voi. Vado a prendere il pastello e il burro in frigo, perché per lavorare questa pasta abbiamo bisogno di avere gli ingredienti freddissimi, anche le mani Di fredde. che colore il pastello? Il pastello è color avorio, farina, acqua, Ciao burro e nonna! sale. Eh no, perché il pastello. Il pastello non è Allora. il pastello, hai ragione, non è il pastello per disegnare, eh. Dopo specificheremo meglio. Sì, Comunque, oggi abbiamo questa cosa qua. Questo, come si dice, ecco il pastello. il pastello che non ha un colore. Non è un colore, ma è la Ahimè. base che incastonerà il nostro burro. Quanto è Diciamo freddo! gli ingredienti del pastello? Diciamo! Diciamo. Certo! Allora, ciao nonna, ciao Anna. Buon Anna pomeriggio! Maria, buon pomeriggio. Allora, questo qui io l'ho fatto mezz'ora prima di andare in diretta. E ho fatto 200 g di farina, 50 g di burro, un pizzico di sale e 100 ml di acqua fredda. E l'ho messo nel congelatore perché lo lasciavo giusto il tempo di mezz'ora, perché altrimenti non avremmo potuto stendere, perché gli ingredienti, come ho detto, devono essere freddi. Poi abbiamo bisogno di 150 g di burro, perché noi adesso andremo a stendere il pastello, se riesco ad aprire la pellicola. La Franci, ciao, buon pomeriggio. Antonietta, Antonella, Filomena. ma Antonetta, Antonetta. Ti scrive buon pomeriggio, Buon uguale pomeriggio. mamma e figlia, brave, grazie. Grazie, troppo gentile, Giuseppina, grazie. buon Buon pomeriggio, pomeriggio. Giuseppina. Allora, per stendere il nostro panetto di burro, sembra strano. Allora, chi è che l'ha già fatta? Tanto di cappello, la pasta sfoglia. Ma per chi non l'avesse ancora fatta la pasta sfoglia, io diciamo che è uguale come si fanno i cornetti. Ti ricordi, Sofia? Incastoniamo il burro, lì lo incastoniamo in una pasta brioche, qui abbiamo il pastello di acqua e farina. Cosa si fa? Si prende il burro e si mette tra due fogli di carta forno. Ma certo. Vediamo Caterina che ci scrive. Ciao, scusa se ti disturbo Dimmi. oggi, siete gentilissime. Grazie. Io Teresa, ciao belle. risponderò a tutte, care amiche. Piano piano siete in tante, vi ringrazio. E piano piano io vi rispondo a tutte, ma vi ho tutte nei messaggi, quindi Ciao Teresa, ciao Giuseppina, buon pomeriggio mi ragazze. scuso se a volte il messaggio Sofia arriva un po' in ritardo. Infatti, un'altra signora l'ho risposta la mattina, ma lei aveva scritto la sera. Chiedo scusa, forse sarà la linea, non ho capito, ma adesso piano piano rispondo a tutte. Che facciamo? Mettiamo il burro tra due fogli di carta forno, 150 grammi di burro, e poi si fa così, guardate, col mattarello, un po'. È un po' duro, Eh secondo sì, me stava nel frigo. lo dovevi No, lasciare no, deve essere tipo. freddo. Facciamo delle piccole pressioni. Allora, il telefono balla, Sofia, aiutami a Ok, tenerlo. va bene. Allora, giriamo e poi le facciamo da quest'altro lato, ok? Aspetta, perché sennò, Sofia, Perfetto. non lo muoviamo il telefono, altrimenti il braccio mi Si vede abbandona. bene? Si vede Si bene, ragazzi? vede? Ok. Facciamo un po' da un lato, aiuto, e un po' dall'altro. Tranquilla. Tranquilla, poi dopo si sfascia il Tanto è taglio. sempre la stessa storia, anche quando faccio i croissant. Il croissant. Il croissant. Dobbiamo fare un quadrato col burro, ok? Adesso, se la geometria ci piace, ci riusciamo. Non dobbiamo arrivare a questo. Sofia oggi ha fatto lezione di matematica e geografia. Ciao, maestra Geometria. Ita! Non geografia, geometria. geometria, scusami. Calma. Abbiamo fatto anche un po' di Sono ritardo. emozionata, sono emozionata per la pasta sfoglia. Oh. Allora facciamo l'applauso di Campanelli. Oggi che c'hai? Il campanellino? Sì, mi piacciono i bracciali oggi. Così se ti Quanti perdo ti sono? ritrovo. Non sono una Scherzo. mucca, grazie. Ho una capretta. Poi ora non possiamo neanche uscire. Uno, due, tre, quattro. Ne ho quattro. Allora, cerchiamo di stenderlo a circa 1 cm di spessore. Sarò brava, ci provo. Sì.
ci provo. Se la matematica non è un'opinione, Il mio tunnel carpale mi ringrazierà. Abbiamo Lucia che ci scrive: ciao ragazzi, sono Lucia da Gioia del Colle, vi vedo sempre. Grazie per l'affetto, amici, grazie. E Lucia, cosa prepari? La pasta sfoglia fatta in casa, non sono una professionista, non sono una pasticcera, ma mi arrangio, ho solo tanta passione di imparare, tanta passione per la cucina. Ce l'hai fatta! Come una brava mamma, moglie e diciamo amante della buona cucina, vi insegno, ma vi insegno è un parolone, voglio dire, vi insegno a fare in casa la pasta sfoglia nella maniera più semplice, perché noi dobbiamo avere le cose semplici, perché altrimenti le cose complicate non ci piacciono. Complicate non è che sempre ci piacciono. No, prendere la strada, la via di mezzo è sempre bello. Sì, dai, bello. dove si può si fa. Abbiamo Daniela che ci scrive: buon pomeriggio belle, qui diluvia da voi piove. Sottile, ma piove. Cioè non è che diluvia. Cioè già piove. Dobbiamo stare. Vabbè, meno male che piove, così non ci pensiamo, perché tanto non possiamo. Però uscire. I panni fuori, ma. Lo so, non possiamo neanche andare ad asciugarli e la poi lavanderia. È brutto quando piove, vabbè. Sì, certo. La terra. Vabbè, tanto siamo dentro. Però abbiamo le piantine. No, volevo dire un'altra cosa. Abbiamo un ombrellone fuori sul balcone, perché noi il giardino non ce l'abbiamo. Abbiamo un balcone con un ombrellone e noi quando c'era il sole l'abbiamo aperto. Ci appuntavamo. Sì. Ma siccome un po' il sole dà la testa, quel sole caldo che c'è stato, ecco qua. Allora abbiamo aperto l'ombrellone. Invece si scrive: io non ci riesco a fare la cosa. Pasta è sfoglia. Facilissimo, guarda, prendi il burro freddo e piano piano lo stendi. Ora lo teniamo un attimo da parte, anzi no, guarda, lo voglio rifilare, aspetta, perché tanto a noi ce ne serve un quadrato, forse ho anche esagerato 150 grammi, ma noi adesso dobbiamo fare un quadrato, ce l'ho, ci sono, questo qui lo conserviamo per la prossima volta. Benvenuta che ci scrive: ciao belle donne, grazie. Ciao. Benvenuti tutti, benvenuti. Teresa, io aspetta, quanti giorni può stare il lievitino per rinfrescare adesso dentro il frigo? Allora, mentre gradi. Sta al, non ho capito. Il frigo 4 gradi, va bene. Gradi. 4 gradi. Non l'ho letto. Allora, la cosa importante è che il lievito madre, mentre lo state formando nei 15 giorni, non va in frigo mai. In frigo ci va solo quando è pronto, dopo la prova di forza, ok? Yes. Fate la prova del 9, come dico io, cioè se in 4 ore vi raddoppia il volume, vuol dire che è pronto. E quindi prendete un po' per farci la pizza, il pane, l'altro lo conservate per la prossima settimana, lo dimenticate la prossima settimana. Ho perso una ciabatta. Allora sì che va in frigo. Altrimenti adesso mentre lo state formando no, assolutamente, sennò blocchiamo la lievitazione, la formazione del lievito, ecco. Stesso, ok? Perciò non si gonfia, non lievita, ecco. Però sono piccoli accorgimenti, voi fatemi le domande, io nel mio piccolo cerco di aiutarvi. Voi, perché anche io rispondo. Anche Sofia è molto brava ed è diventata molto esperta perché stando a contatto con me vede, mi guarda, ma tutti possiamo imparare perché anch'io non ero brava, poi con gli anni... Buon pomeriggio Gina, allora, ci sono. Ho fatto un quadrato col burro, lo tengo da parte, anzi no, lo metto in frigo, aspetta perché... Lo tengo da parte nel frigo. Sì, perché sai che cosa succede? Lui si ammorbidisce e dopo. Un'altra cosa importante, per fare la pasta sfoglia, i cornetti, dovete utilizzare un burro che abbia l'82% di grassi, voi leggete dietro, deve essere un burro, se ci vogliamo capire, bavarese, perché è un burro plastico, ci permette di essere appunto lavorato, questa è una cosa importante. Allora io diciamo metto un po' di farina sulla base, adesso siccome il burro è quadrato, qui dobbiamo fare un rettangolo amici, ok? Diciamo! Quindi questo sarebbe un burro? No, questo qui è il pastello fatto con 200 g di farina, 100 g di acqua, 50 g di burro e un pizzico di sale. L'hai detto pure prima, vero? Tranquilla, ripetiamo. Quindi questo è il pastello. Ripetita Juvant. Colore... Questo è un pastello, in pratica noi il burro adesso lo andiamo a incastonare qui dentro e lo chiudiamo. È come i cornetti. Come se impacchettassimo, facessimo un pacchettino da regalo. Ok. E con questa pasta sfoglia che ci facciamo? Ah, ma ci possiamo fare di tutto. Se andate su tinaincucina.it,
abbiamo le sfoglie con la frutta, con le pesche, con le mele, la crema pasticcera, come no? Dei dolcini. Noi facciamo la cosa. La torta salata ci possiamo fare? No, col pomodoro, quella cosa... Aspetta, dimmi, mi sono persa. La Giulietta, come si chiama? La Giulietta, oh mamma. Aspetta. Aspetta, dimmi gli ingredienti. La pasta sfoglia. Pasta sfoglia. Che c'era dentro? Salsa di pomodoro. Sì. Ah, la parigina. Ah, ho detto la Giulietta. Amici, noi l'abbiamo già fatta in diretta con voi, la parigina. Ve la ricordate? Con la base di pizza e sopra prosciutto, scamorza, pomodoro e poi la pasta sfoglia sopra. La facciamo? Certo, la possiamo fare. Sì. E questa deve cuocere, vero? Allora, questa qui adesso, i nostri amici a casa devono stare attenti perché io adesso andrò a fare un giro di pieghe. Allora, ho fatto il rettangolo, vado a prendere il burro che intanto sta in frigo a stazionare. Allora, il burro deve essere steso in un quadrato, il pastello in un rettangolo. Guardate ora cosa faccio, eh? Ok. Speriamo bene. Vai mamma, aiutatemi, sì. Amici, aiutatemi. Un applauso. Ce la posso fare? Ce l'ho fatta. Perché di solito si appiccica tutto. Però ce l'ho fatta. Ora non sono stata tanto precisa, Sofia. Ma che stai dicendo? Però niente paura. Noi siamo a casa. Piano piano facciamo tutto. Questo Papa. Qui ora va piegato perché il burro deve andare dentro e sigilliamo bene i bordi, altrimenti il burro fuoriesce. È tutto chiaro, amici? La pasta sfoglia stiamo cucinando. Ciao da Palermo. Ciao, Claudio. Benvenuti. Ellie ci scrive: che cucinate oggi? La pasta sfoglia. Allora, sigilliamo bene i bordi perché non deve fuoriuscire il burro, ok? Poi andiamo a stendere così. Ciao Katia. All'insù. E formiamo di nuovo il nostro rettangolo, ok? Dobbiamo mettere altro burro? No, il burro è dentro, adesso si distribuisce per bene e ci permette la sfogliatura, perché adesso andiamo a fare le pieghe. Io così faccio per i cornetti, soltanto che al posto del pastello c'è la pasta brioche. Poi faremo anche i cornetti, cioè voglio fare il video, ma non ho un attimo di tempo, scusate. Ciao Liliana, benvenuta, ben trovata. Ora Sofia, io come vedi sto facendo un altro rettangolo. Ciao Paola. Guarda cosa faccio, adesso chiudo il libro, faccio tre pieghe. Una, capito? Mamma. Quindi sono due, ok? Una sotto e una sopra. E tre. Questa chiusura si chiama il libro. Ora, io lo faccio subito in diretta con voi, ma ogni piega che vado a fare deve stazionare in frigo 30 minuti, perché il burro deve rapprendersi, ok? Quindi io lo faccio però in diretta con voi, speriamo bene. Adesso ho girato, avete visto? Ho fatto le pieghe, ho girato. Ora vedete che è così? Sì. La vado a stendere di nuovo. Così. Di nuovo proprio? Sì. Perché dobbiamo fare delle pieghe incrociate, non so se mi spiego bene. Sì, ti spieghi bene. Così abbiamo le classiche sfogliette della pasta sfoglia, che quando la mangiamo è croccante, è buona. Sì, ma io voglio fare la Giulietta. Ma non è la Giulietta. Voglio fare la parigina. La parigina. Io. Vedete, ho allungato adesso di nuovo. Giovina. E due. Questa è un'altra piega libro. Ora andrebbe in frigo, ma io non posso perché siamo in diretta. Quindi stendo di nuovo. Anzi no, ho sbagliato, scusate. Così. Ma quindi quante volte l'hai fatto questa chiusura libro? Questa chiusura libro va fatta tre o quattro volte. Perché tutte queste pieghe che vedete saranno le sfogliette della pasta sfoglia, ok? Diciamo i vari strati. Diciamo non mi abbandona mai. Diciamo. È chiaro, amici? Molto chiaro. Ciao Gennaro, ciao Martina. Benvenuti. Ciao Pina. Ecco, devo ancora. Parto sempre dal centro andando verso. E in frigo l'esterno. Quanto tempo devi riposare? In frigo 30 minuti. Perfetto. Diciamo che è il tempo necessario che il burro un po' si raffreddi, no? Diciamo! Sofia! Lo so, sono un po' pignola però, devo dire io. Ora, ancora. Uno e due, chiaro? Così. Mamma mia, quante volte! Tante volte. Però ora mi sa che mi devo fermare perché
non stando in frigo il burro si inizia a vedere, non so se si nota, però vedete tutte le piegoline, questa si chiama piega libro. Giuseppina, come friabile la sfoglia? Come friabile? No, come friabile la sfoglia? Come friabile la sfoglia? Sì, sì, sì. Ah. Sono le varie pieghe che noi andiamo a fare. Anna ci scrive, potrebbe andar bene pure per le sfogliatelle. Certo, sì, soltanto che per fare le sfogliatelle dovremmo avere, diciamo, una pasta un po' più stretta e lunga, perché noi andiamo a rotolare, qualche volta le facciamo però, le sfogliatelle. Diciamo! È una procedura un po' diversa. Sì. Però sì, le facciamo. Potrebbe essere. Noi abbiamo la crème tarte da fare, poi abbiamo la ciambella all'arancia. Io me le sto scrivendo le ricette che devo fare, Mamma si sta vedendo. Sì, adesso mi sa che mi devo fermare. Comunque, la mettiamo in frigo. Cosa dobbiamo fare? Questa qui poi, una volta che è stata nel frigo e sarà fredda, quindi il burro risponderà meglio alla nostra stesura, formiamo un rettangolo. Allora, i pasticceri professionisti hanno la sfogliatrice, quella macchina che metti la pasta dentro e te la stendono, quindi è il massimo, ma noi a casa non ce l'abbiamo, quindi la andiamo a stendere in un foglio, su di un foglio di pasta, di carta forno, e la stendiamo in un rettangolo. Una volta che abbiamo messo, facciamo finta che questa è la nostra sfoglia, l'abbiamo fatta in un rettangolo, no? Abbiamo stesa di fare. La andiamo a mettere in un'altra, diciamo ad avvolgere in un altro foglio di pasta di carta forno, e la conserviamo in frigo, facciamo finta che qui c'è la sfoglia che ho fatto, la conserviamo per 2-3 giorni. Se non la volete utilizzare subito, ecco, se la volete fare un giorno prima, domani voglio fare, tipo se domani vogliamo fare una torta salata, noi ce l'abbiamo già in frigo, la tiriamo fuori e ce l'abbiamo come quando la andiamo a comprare al supermercato, Sofì, no? Le facciamo le sfogliatelle? Sì, le possiamo fare, adesso no perché deve riposare, perché stamattina non ho avuto tempo di farne un'altra, però le possiamo fare anche domani se vi va, perché ce l'abbiamo, l'abbiamo fatta oggi e domani facciamo le sfogliatelle. Yes. Quindi voi la tenete in frigo già pronta all'uso, ok? Altrimenti la utilizzate subito. Adesso volevo dare un'idea ai nostri amici. Se andate su tinaincucina.it, che è il mio sito, troverete delle ricette con la pasta sfoglia. Allora, ho fatto delle sfogliette rettangolari con la frutta e la crema pasticcera. Poi avevamo fatto per la scuola delle rotelline con dentro pera, cioccolato e noci. Quindi andate a sfogliare queste idee sul mio sito, perché potrete, insomma, farvi un'idea di cosa si può fare con la pasta sfoglia. Io adesso la rimetto in frigo perché, giustamente, lei ha bisogno di in diretta con voi. L'ho fatto subito, ma non avrei potuto. Io perché... invece volevo fare una merendina anche per i bambini. Certo, vogliamo fare una merendina, sì, visto che è tutto chiaro per la pasta, no? È semplicissima, è una pasta sfoglia fatta in casa, ok? Io la vado a mettere in frigo. Vai, Sofia. Allora, visto che... scusami. Partita. Visto che i bambini comunque fanno merenda. Certo. Allora, prima mi lavo tutto stando alla mamma, perché sennò faccio troppo casino. Io mi lavo le mani. Ma che bello. Allora, volevo fare una merenda per i bambini, quindi... vado a prendere le fragole. Quindi bambini, se a voi piacciono le fragole, mangiatele. Ok. E se non vi piacciono, ve le faccio piacere io, perché saranno veramente molto buone. No, io non lo so, questa ricetta che vuoi fare non l'abbiamo preventivata prima. Tu intanto prendi il cioccolato. Però bisogna lavare le fragole, le vado a lavare? Io prendo il cioccolato? Il cioccolato? Cioccolato fuso, possiamo... ci vuole tempo per fonderle però. Sofia ci fa una ricetta in diretta. Lo fondo io. Che non sapevo neanche io che ci fosse questa ricetta. Prendi la crema spalmabile, è meglio. Perfetto. Anche se no, per fondere il cioccolato ci vuole... Direi che ci vuole anche un po' di tempo. Quindi mi dai le... Quante fragoline vuoi? Non li lasciare da solo. Faccio 3 fragoline. Okay. Voi potete fare le fragolite... le fragolite. Prendete le fragole che volete. Perfetto, un coltello anche. Sì. Ecco un coltello e un cucchiaio. Vado a sbucciare prima di tutto le mie fragole. Aspetta, le tamponiamo un pochino. Aspetta. Sì, intanto vai a prendere il cioccolatino. Buonissimo il cioccolato. Che cosa vuole fare adesso?
Aiuto. Ingrasseremo 3 kg e mezzo oggi? Beh, se no li vado a tagliare in questo modo. Non a fette, non a fette. Questo è, come dire, una mia ricetta, perché tanti di voi mi avete chiesto, anche ieri ho fatto una mia ricettina, ma tanti di voi mi avevate chiesto di fare delle ricette mie, e oggi ricetta di Sofia. Poi ti do un piattino? Certo. Prendiamo un po' di cioccolato, voi potete fondere anche il cioccolato, per esempio le uova di Pasqua, no? Non so se vi sono rimaste. Ma una ricetta del riciclo. Del riciclo. Mm. Oh, mamma mia. E come dire, date a fondere il cioccolato, prendete un cioccolato che avete, una crema spalmabile. Che ed buona. Ecco qua. Va bene anche una ganache. Lo giro un pochino, così. Anche voi se l'avete fatto fuso, giratelo. Tanto Alessia, Simone. Ciao amici, benvenuti. La nostra Sofia ora ci preparerà una merenda molto goduriosa. Perfetto, allora. Vado a prendere la mia fragolina. Allora, Teresa punta, si è appena iscritta. La punta vado a intingerla nel cioccolato. Così. Beh, questo è proprio... E se non vi basta, ancora di più, prendi una forchettina, mamma. Sì. Una forchettina piccola. Aspetta, ce l'ho di qua. Dopo, quando avrete fatto con la punta, andate a... Ecco, grazie. Farla tutta. Oh mamma mia, aiuto. Se la mangio io questa mi esce un brufolone così. Non ci voglio neanche pensare. Ecco. Ah, allora mettiamo la base così. Aiuto. No, e la forchettina era proprio... Vabbè. Ah! Sai che c'ho un'idea però? Possiamo dire ai nostri amici... Possiamo dare... Se avete la panna, mettete la panna sopra. Anche la panna. E poi un'altra cosa. Se avete, io adesso non ce li ho, però quella specie di stuzzicadenti lunghi... Fate un... come si chiama? Aiutatemi a dire il nome. Vai a prendere i puntini di zucchero. I puntini di zucchero buonissimi. Ce li abbiamo, Sofia, o li abbiamo terminati? Sono buoni. Io ingrasso se mangio così. Ingrasso! Ecco, mi è venuto lo spiedino di frutta. Ah, lo spiedino di frutta, è vero, c'era... Oh mamma mia, io, cioè, quanto è buona. Oh, non si è presa. Allora, adesso non ne fare più, Sofia, però. Che no, no, basta. Lo spiedino. Mettiamo un po' di ananas. Aspetta. Scusami. Guarda, perché bisogna mangiare la frutta e dobbiamo insegnare anche i bambini, facendolo anche noi, a mangiare la frutta, perché la frutta fa bene, è un'ottima merenda. Yes. Ed è sono zuccheri buoni. Un'altra fragoletta. Facciamo lo spiedino. Se avete gli spiedini lunghi, fate per i bambini queste cose qua buonissime. Io ho quelli piccoli però. Sì, ma non basta quelli piccoli. Ho quelli piccolini, allora. Però voi se avete quelli grandi meglio. E fate una fragolina, un ananas. A me l'ananas non piace. Una fragolina. E basta. E un ananas. Ah. E fate gli spiedini di frutta. Può essere un'idea? Ciao da Massafra. Cosa ci scrive il nostro amico Sofia? Leggi, allora. Stuzzichini, Liliana. Allora, ecco qua. Facciamo una merenda, quella goduriosa, così quando siamo un po' giù di morale e mangiamo il cioccolato. E questa qui che è quella un po' salutista, salutare. Enrico Casillo ci scrive: ciao cuginetta, sei più brava della mamma. Oh, grazie. Ma non è papà? È il cugino di papà, che si chiama come papà. Ah, ciao, ciao Enrico, grazie per seguirci, un saluto. Allora, ne facciamo un altro. Allora, non ha resistito. Immagino. Buonissimo. Fragolina, ananas. Fragolina. Sono tutta sporca di Nutella. Cioè, hai fatto proprio la pubblicità, mamma. Vabbè, tanto l'abbiamo già detto che a me piace la Nutella. Così ci contatta la Nutella e gli facciamo i dolci. Mm-hmm. Buono?
Si sta mangiando, è buono davvero. Allora, amici, è tutto chiaro per la pasta sfoglia? Io poi dopo metto subito il link sulla pagina Tila in Cucina. E con questa ci facciamo una crostata. Sì. E così andate a vedere tutta la ricetta, leggete passo passo. Diciamo che ho scritto già la ricetta questa mattina, spero di essere stata chiara così anche i vari passaggi. Diciamo, io amo il diciamo. E quindi poi nel caso scrivetemi. Ciao dal Belgio, benvenuti. Ecco, Liliana ce l'ha, poi Monica che cosa ci scrive? Non riesco a leggere. 4000 calorie, sì, lasciamo perdere perché già siamo ingrassati solo a guardarli. Il pane com'è venuto? Il pane, allora, il pane è venuto buonissimo. Sofia è stata brava e quindi possiamo farle fare il pane. Perché Sofia è brava, con il nuovo quarantino è un po' più chiuso perché ha un lievito giovane. Però piano piano, man mano che noi lo andiamo a rinfrescare, perché ricordiamo ha solo 16 giorni, no? Siamo al 17esimo oggi, ho perso un attimo il conto perché stando sempre a casa. 17esimo. E quindi diciamo che l'alveolatura, però ci siamo, il sapore è buono. E quindi, amici, provateci anche voi, va bene? Quindi è stata brava ad impastare. Diciamo. Molto brava. E mangia, dopo la mangio anch'io, un pochino. Buono. E quindi sì, può fare il pane. Secondo voi il voto? Che voto le diamo? Le altre fragole? Certo, che voto le diamo a questa bambina? A me le fragole piacciono, lo sì. So, però non è che le mangio tanto spesso. Ora, cioè, allora, volevo mangiare tutti i giorni. Volevo ringraziare le nostre amiche, siete in tanti, perché avete fatto già le ricette del pan brioche, poi hanno fatto anche la confettura di fragole. I lieviti che postate sul gruppo Tila in Cucina, iscrivetevi perché siete tutte bravissime e sono fiera di voi. Quindi quello è un gruppo di tutti. Grazie. E grazie veramente, siete molto affezionate e questo mi fa tanto piacere. E poi anche sul canale, siamo cresciuti, sul canale YouTube Tina Pigna, vi ringrazio. E quindi TikTok, chiocciola Tina Pigna. Ecco, non si parla mentre si mangia, parlo io. E poi siamo anche su Instagram, chiocciola pignatina. E quindi ci teniamo in contatto e cuciniamo per voi. Ecco, sempre mani in pasta, mi raccomando. Sì, sempre mani in pasta. No, non lo fare, basta. Basta. Tanto dopo prendo un altro cucchiaio. No, ma basta, va bene così, è una bella merenda. Ok, va bene. Poverina, ha mangiato, ha fatto la video lezione, adesso sì. Deve fare anche la merenda. Un uccello! Mi prende solo in giro. Allora, bene, noi allora speriamo di essere stati in vostra compagnia anche oggi, sì. Di vostro gradimento, e questa sera posteremo la nostra ricetta di cosa ci faremo con la pasta sfoglia. O vogliamo fare una cosa, domani facciamo queste sfogliatelle, visto che abbiamo la pasta sfoglia. Sì, a papà piace un sacco. Dolci o salate? Perché possiamo farle anche salate. Senti, mi è venuta l'idea. Facciamo una ricetta rivisitata. Parigina e sfogliatelle. Dobbiamo fare altra pasta sfoglia allora. Sfogliatelle. Niente, facciamo così, domani proviamo a fare le sfogliatelle a modo nostro e vi faccio vedere anche come si fanno. Così, ci diamo l'appuntamento domani, sempre alle 16.30. E la trippa cresce. Vabbè. Poi arriva fino lì la trippa. Va bene, faremo la ginnastica. Basta con questa Nutella. Mangia queste. Bene, allora io direi di lasciarvi qui e di darvi l'appuntamento domani, se vi va, di stare in nostra dolce, compagnia. Dolce, mamma. Dolce, le sfogliatelle. Dolce. Ma a me non piace la... Non ti piace l'ananas? Sì, non mi ricordavo. La mangio io. Allora, noi vi salutiamo e vi aspettiamo domani. Ciao, buona merenda. Posso parlare nella... No, basta, okay. Basta. Ciao. Ciao.